Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, insomma, dipende dai punti di vista. Io prima di ogni cosa vorrei cercare di dare una sistemata sia all'audio mio del gioco che potrebbe essere troppo forte o viceversa, sia alla speranza che mi possiate sentire voi, cosa della quale posso anche dubitare un po' così, diciamo, a primo acchito, ecco. Comunque, bentornati, un saluto dallo zio, Old Slow Video Gamer. Insomma, siamo stati tanto tempo lontani e tante cose sono capitate. Praticamente adesso ci ritroviamo qui con un giochillo che avevo preso, dicevo, qualche tempo fa. Poi avevo cominciato 2 o 3 settimane fa, adesso non ricordo, ma come vi ho detto già le altre volte, purtroppo capita di avere ultimamente un po' di casini, quindi prima che io riprenda le trasmissioni bisognerà zoppicare un po'. Già ho avuto una zoppicata di 2 settimane, una roba del genere. Mi dispiace, chiedo scusa per i pochi fedeli, anche per i pochi infedeli. E saluto la cara amica Arlok, che vedo subito presentarsi e che ringrazio. Ciao Arlok, ben arrivata, bentornata. Come stai? A parte questo, io devo sempre ringraziarti tantissimo per il fatto che tu comunque ogni volta che hai la possibilità passi a trovarmi, a lasciare un saluto o qualche faccina non meglio identificata. Ho la chat molto lontana. Devo provare ad avvicinarmi un po'. Vediamo se riesco. Datemi un attimo di pazienza, come si dice. Vediamo se io riesco a renderlo un po' meno. Ecco, così dovrei vederci. Dato che io sono cegato de mio, come si dice nella provincia di Trieste. Ecco, poi per trovare una posizione comoda sono vecchio, per cui mi devo sedere comodo, devo mettere il cuscino sotto, insomma, poi ho l'artrosi, la cervicale, le allergie, insomma, devo badare alla mia salute. Bene, dunque, dopo questa serie di cazzate, che poi in realtà tanto cazzate non sono. Io vorrei, mi piacerebbe tanto poter parlare un po' di attualità e di quello che sta succedendo, perché naturalmente ho anch'io il mio punto di vista, il mio parere, però mi rendo conto che è inutile, in un canale come il mio, quando decido di scegliere di giocare, parlare di un discorso che al momento ci sta devastando. Quindi magari ne parleremo in una sezione apposita. Per adesso direi che possiamo scegliere tra questa strada che fiancheggia il monte, oppure scendere verso le barche. Sono barche, sì. Immagino che io ci dovrei. Ho visto una luce, continuo a vederla. La vedete voi verso il centro dello schermo? Sì. Sono messaggi dalle creature marine, vero? Immagino che oltre a scendere di là si possa scendere anche da qui. Voglio fidarmi del mio istintivamente. Nel frattempo, approfitto dell'occasione per dire che intraprenderò nel canale delle cose nuove, ne tralascerò altre vecchie. Prima tra tutte, sicuramente qualcosa che possa avere una qualche connessione con i giochi del tipo Root An imagined answer-phone message. The tires are flat, the wheel spins loosely, and the brake fluid has run like ink over this map, staining the landmarks and rendering the coastline mute, compromised. Where you saw galaxies, I saw only bruises cut into the cliff by my lack of sobriety. Immaginando una risposta telefonica, sempre il solito problema. Vi invito a mettere pausa quando rivedrete il video, che sul momento lo leggo, lo capisco, tranne qualche parola che non conosco chiaramente, e poi mi perdo
totalmente di casa. Diceva praticamente che le cose che lui, cioè mi pare di aver capito che le ruote sgonfie o cose del genere, cercavano di disegnare questo paesaggio come inchiostro, ma poi si disperdevano. Allora, quindi quello è un effetto sonoro che suonava alquanto strano. È una boa quella, praticamente un mini faro. C'è scritto laggiù. Vabbè, lo leggeremo da una posizione diversa, dato che da qui non potevo, no, non riesco. Drink, l'ultima parola che leggo, drink. Nordrink. Beh, mi sa che sarà un messaggio che va al di là del semplice, delle semplici parole, voglio immaginare. Ho anche modificato un pochettino la risoluzione, ora però non credo che sia visibile sul momento. O quantomeno la differenza è minima, però devo dire che è diventato un pochettino più gradevole rispetto al primo episodio. E confermo che il primo episodio era cioè si era concluso con la chiusura del primo capitolo, quindi questo è il secondo. Il primo capitolo è intitolato Daryl, è il nome di questa persona con la quale lui interagiva parlando con Esther. Credo di aver a questo punto posso confermare che lui stia riportando o rivivendo quello che scrive che presumo abbia già scritto nelle lettere. Noi stiamo facendo il viaggio fisico in quello che lui poi ha descritto appunto nelle lettere. È una mia supposizione, naturalmente non è detto che sia corretta o esatta. Payload chip. Ok, Arlok, grazie. Io vedo che oggi ti esprimi molto disegnando. Ti piacciono le faccine, hai scoperto. Sì, io leggevo che c'è questa novità. Ops, tremolato. C'è questa novità su Twitch delle faccine, però non mi sono messo a scavare più di tanto perché sinceramente mi sono focalizzato su altro. Appunto sul fatto che mi servono delle altre cose, altri aggiornamenti. Blastoise è sempre bello. È un Pokémon. Sai che non lo riconosco, è troppo distante per adesso. Sono questi rumori di acqua che batte sulla barca, sui vari pezzi che ci sono qua, dei container. E lui? E lui, mi fido, dai, se lo dici tu, so che sei appassionata, quindi non. So che è difficile, io forse ne riconoscerai due o tre. Vabbè, lascia perdere Pikachu, perché lo riconoscerebbe quasi chiunque. Riconoscerei Bulbasaur, ecco. Forse. Vabbè, Mew, naturalmente. E Jigglypuff. E poi a me piaceva uno tantissimo, di questo dimentico il nome, quello che era un po' la brutta copia di Calimero, quello che era nell'ovetto. Quello mi piaceva un sacco. Non sono riuscito ad andare dietro le navi, quindi voglio risalire per vedere qual è la scritta. Ora useremo la funzione zoom per vedere se riusciamo a capire. Allora, le prime parole sono incomprensibili, le ultime sono EHT che sembra, o CHT, Nordrink, insomma.
did he? He? Oppure potrebbe essere Earth, not drink. Did he eat? Se lui ha mangiato. Nor, sembra che quella sia una N. Ah, nei Eder, oh. Etier Nether. Vabbè. No, non lo capisco. Va bene. Spero, mi auguro che non sia essenziale per risolvere qualche cosa, perché sennò proprio ci possiamo attaccare seriamente. Va bene, proseguiamo, poi se ne parla, insomma. Oggi dovrei avere un po' più tempo a disposizione, quindi mi auguro di poter concludere questo episodio, di modo da poi poter già aprire qualche nuovo gioco. Volevo anche portare, se mi è possibile, se ci riesco, il Dead Age, che mi incuriosiva già. Questi giochi di survival zombie mi piacciono davvero tanto, mi aveva incuriosito parecchio tempo fa. Ho trovato una versione chiaramente in a prezzo stracciato, ecco, diciamo così, e poi ho sono premurato, insomma, di prenderlo. Non ci si può andare da quella parte proprio. L'ho giocato un po', è bellino. Ci sono tante pecche, come ci sono tante qualità. Lo vedo un po' come l'inizio di un altro gioco, insomma, un Dead Age 2. Ce lo potrei anche vedere. Per quanto sia grazioso, ci sono alcune cose belle, altre molto meno belle. Lo vedo troppo piccolo, anche se è proprio strutturato per essere così, per essere un gioco poco durevole, diciamo. Va bene. Ora vediamo se riesco. Se non è detto che io sia seriamente, totalmente convinto di portarlo. Questo disastro di queste navi abbandonate qui non ha nessuno. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Ha le pietre, quelle ricordo di quando lui era all'ospedale, e il ricordo di lei, la sua forma diventano sempre più sfocate, e le vecchie pietre sono diventate un'isola, e mi sfugge l'ultimo elemento. Qui si torna da dove siamo partiti, praticamente nella strada che poi ci ha divisi nell'andare su e giù. Quindi reputo di dover proseguire lungo la fascia costiera da questa parte. Zoomerei ora più in là, vediamo se verso la boa si vede qualcosa. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Ci deve essere un buco sullo sfondo della barca. Come altro? In che altro modo possono essere arrivati gli eremiti? Vediamo se da qua si. Nether did. Oh, un altro di quei disegni. Sembra una libera interpretazione. Vi lascio
pensare o immaginare quello che possa essere. Vediamo se posso andare da qualche parte, cosa della quale dubito. Il disegno qui non mi dice niente. Mi sono sbagliato sulla strada da prendere. Però quantomeno ho visitato un altro posto che mi ha dato un altro suggerimento, un'altra frase, che probabilmente si aggiungerà a quello che sarà il finale. Immagino, credo. Suppongo. Perché ho la mania di cercare sinonimi in questo frangente? Non ha senso. Sto facendo un po' la strada a casaccio, eh? Nella speranza che io possa arrivare in un qualche dove. Intanto ci sono sti paletti e sta staccionata qui, che mi occupa la visuale. Anche il cammino usa per questo. Ma devo veramente prendere quella strada perché io sono arrivato da lì. Ok, quindi devo andare a prendere l'altra strada. Io pensavo fosse la stessa strada dell'andata, invece non lo è. Sono due strade separate. In un certo senso ci sono le indicazioni stradali, ma sono poco chiare, poco visibili, o sono io che sono proprio rincoglionito di mio e non ci riesco? Cioè, conto più sul fatto di essere rincoglionito, eh? Cioè ci punto proprio di più, però sta a vedere se... Anche perché a una certa età, diciamo che ormai... Non ricordo questa strada all'andata. Non è che non ricorderei nemmeno quello che ho fatto 5 secondi fa, quindi. Però sembra diversa. What charnel house lies at the foot of this abyss? How many dead shepherds could fill this hole? Che domanda. Charnel non so cosa significa, ma quanto può essere profondo e quanti pastori servono per riempirlo? Qualche centinaio comunque. E non è proprio la domanda più bella da farsi, sinceramente. Ma è il vento o sono delle voci? Voglio aumentare un attimo il volume per me. È il vento che sibila, però immagino sia fatto anche con l'intenzione di far insomma un po' di rendere tenebra la cosa. Tu dici che è il vento, però sì, è il vento, però hai sentito che c'è anche l'acuto che ti fa un po' pensare che possono essere delle urla. Non so se adesso il vento è stato fatto. Musica. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The Bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Insomma, ha lasciato la costa per addentrarsi verso l'interno, dice che è una linea dritta verso il centro e c'è qualcosa che lo spaventa come un animale e il resto da intendere. Io mi blocco perché mi sono bloccato perché ho sentito la musica e lui ha cominciato a parlare. C'è questo movimento delle nubi che è particolare.
sono sentito per la musica. Adesso leggo, scusa per l'attesa. In generale è un gioco oscuro. In ogni caso, ogni volta che vai avanti puoi trarre le tue conclusioni e dire cosa ne pensi o di cosa sta parlando. Beh, se vuoi che io faccia in questo modo va bene, per me non è un problema. In quel casolare c'erano dei resti di attrezzatura, insomma, di articoli usati, immagino, per curare una ferita, forbici, bende, sangue, la vaschetta, quella classica da infermeria, insomma. Io quando sento della musica che mi coinvolge mi devo stare zitto, però che mi piace un sacco. Se vuoi, o meglio, dato che tu lo dici, il mio parere è che lui stia, ribadisco per la centesima volta, scrivendo a lei. Però a questo punto io non so se è cioè io, in quanto protagonista del gioco, sto scrivendo a lei nel tempo presente e poi lei lo riceverà, o come dicevo prima, ho già scritto e sto semplicemente The facendo. Bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Quindi questo pastore Jacobson, di origini scandinave, cominciò a costruire questo nella speranza di potersi stabilire e di trovare, insomma, una stabilità e anche una moglie. Solo che, a quanto pare, il destino, essendo cattivo, lo fece morire 2 anni dopo averlo completato. In seguito, mi pare, un'infezione, qualcosa trasportata dalle capre, insomma, una cosa del genere, togliendo anche lui la possibilità di creare la sua, insomma, di completare la sua forma. Era un po' metaforica l'ultima frase, non saprei come interpretarla. Beh, si confaceva alle stesse parole che lui ha usato su lui stesso. Era questo il. Però l'ha chiamato sto coso. Gli ha dato un nome strano a questa costruzione. Adesso sentiamo soltanto i passi ed il vento. Questo viaggio in completa solitudine è sicuramente particolare. E noi andiamo a perscrutare. Questa costruzione che ci rivelerà a sua volta i suoi oscuri misteri. Anche qui c'è un. Dice. Oh, c'è un altro casolare. Va bene. Lo vedremo dopo. Prima scrutiamo questo. Questo
non mi trasmette niente di specifico. Da una parte sembrano ghirlande di un fuoco d'artificio, da un'altra un po' una creatura marina con dei tentacoli. Un polpo. Una seppia, un po', insomma. Luce, please. Grazie. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Parlando di queste memorie scritte da Donnelly, ci avrei fatto meglio a buttarle giù dal burrone e buttarmi anch'io insieme a lui praticamente. E dice che non avrebbe fatto più uso delle lampade d'olio o delle torce, ma si aiutava nella lettura grazie al chiaro di luna. E poi ha detto una cosa sulla caverna dell'eremita e basta. Cioè, basta di ricordi, ecco. Allora, analizzando questa casa, a parte una bella tinozza, qualche secchio, qualche bottiglia, una cucina. Non capisco perché la luce della torcia attraversi il lenzuolo. Questo è un piccolo bug, anzi glitch. Vediamo cosa tiene il tavolo a parte la torcia che abbiamo visto prima, libri su libri, dato che lui parlava di leggere, quindi probabilmente potrebbero anche essere le memorie, gli scritti di Donnelly, solo che non si capisce un fu. Un giaciglio, una valigia. Hanno. E che hanno? Hanno ammo. Vabbè, hanno magia. Una tazza, un secchio, un camino. Fireplace. Vera. Immagino fosse un gabbiano. A proposito, i ghoul, almeno i Seaghoul, Seaghoul, sono proprio i gabbiani. Sapete se lui usasse la parola ghoul per abbreviarli? No? Immagino di sì. Questo sarebbe il dirupo, il paraburrone dal quale lui avrebbe fatto meglio buttare i libri e buttarsi lui stesso? Non vogliamo scoprirlo. Non adesso, almeno. Non ho ancora provato sinceramente se buttarsi, cioè se superare il limite equivalga a buttarsi veramente, ma stando al gioco non credo che sia fatto per vedersi cadere e ricominciare da un punto X, sembrerebbe proprio inutile. Non è lo stesso casolare di prima, cioè la forma sì, nel senso che sembra una stalla, ma mi quella era più giù, sì. Qua c'è questo. Che diamine è sta cosa? Mi chiedo se tutte queste forme. Non lo inquadro con la torcia perché non, cioè, si copre il disegno. Mi chiedo se abbia un senso e quale sia, sinceramente. Non riesco a capire. Chissà se poi tutte queste cose avranno un senso più in là. Proseguiamo. Veniamo da là. Scendiamo. Sì,
Sapessi. No, non voglio saperlo. Non me lo spoilerare, lo sai che detesto gli spoiler. Chiaramente ci sarà qualcosa. Sto scendendo verso il ciglio del paracipiglio. Ecco, caduto. Rimangio quello che ho detto un attimo fa. Back. Torna indietro. Oh, ho preso pure il trofeo. Stick and Armin. Leggo. In realtà sei a Pizzo Calabro e stai studiando la vita dei pastori egizi a Pizzo Calabro? Certo. Non voglio sapere come tu sia arrivato a questa conclusione, Arlo, che ti prego non dirmelo. Preferisco non saperlo. Jacobson's ribcage, they told Donnelly, was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. Dice praticamente che hanno trovato la forma della gabbia toracica di quest'uomo che era completamente deformata, probabilmente un trauma infantile o un problema congenito. Sì, ridi, Harlock, ridi, certo. Mentre io qua rischio di cadere nuovamente, di prendere il trofeo per la seconda caduta. Che io cerco di andare sulla sinistra, ma poi lui mi spinge comunque verso destra, quindi c'è anche da tenerlo un po'. Cioè che una persona sana di mente non è che si metterebbe a fare sta discesa così liberamente, no? Non approfittiamo perché è un videogioco. Oddio, le ho fatte queste cose. Quando si è più piccoli si è più incoscienti. Non lo so se adesso lo farei. They found Jacobson in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. Addirittura. All around him, small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft. But I cannot corroborate this story. Quindi dopo diversi mesi il corpo non era ancora decomposto, addirittura c'erano dei fiorellini che si formavano insomma, con la luce del sole e le capre insomma, si divertivano, pascolavano allegramente senza freni, dato che non c'era più il pastore. Hai capito? Solo che lui probabilmente non riesce a dare tanto fragore a questa storia, insomma. Pensa che sia un po' montatuccia, ecco, che non sia proprio vera. Il proprietario di questa isola chi è? Mr. Jones? Una barca ponte, una barca arenata tipo dopo un secolo che è diventato un ponte. In moltissimi casi tanta gente fa vedere gli scheletri delle barche in cui la legna verticale rimane sempre comunque diciamo intatto, meno colpita, mentre le
Le tavole laterali sono sempre distrutte. Chissà perché c'è questa cosa, chissà come funziona l'acqua. L'acqua del mare a rovinare queste cose. Boh. Non so se sono loro che le raffigurano così o veramente succede così. Io non sono proprio un lupo di mare. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Allora lui è caduto, si è ferito la gamba e questa gamba insomma ha cominciato a cambiare colore e a fargli parecchio male. E lui ha pensato di tornare indietro, diciamo, al caseggiato, solo che le cose che aveva trovato, insomma, tipo il kit medico che aveva trovato, aveva ormai compiuto il suo scopo, quindi quello che gli restava da fare era sperare più che altro. E sotto quella lettura c'erano degli effetti sonori piuttosto sinistri, cosa che a me piace molto però, perché poi io ci sguazzo in queste cose, come si dice. Ma l'ambientazione dark, criptica, gotica, horror, io proprio sono un grandissimo appassionato, soprattutto quando si tratta di cose alle quali non si riesce a dare una spiegazione. Mi piace che si riveli il più possibile, ma non proprio tutto. Mi piace sempre che qualcosa rimanga senza risposta per sempre. Questo è il paraburrone dove siamo caduti prima. Chissà se lo troviamo noi stessi. Equilibri, che lui ha lanciato qua, quindi qualcuno l'ha lanciato. Breathe and story. Che breathe, other breathe, history. La storia è insomma di Aki Breathe. Questo posto di qua sarebbe. Lui ha detto avrei fatto di meglio anche a buttarmi insieme ai libri. Sta a vedere se poi l'ha fatto veramente o me. O forse il risultato della caduta è proprio quella gamba di cui giusto ora abbiamo letto la didascalia e il suo pensiero. Boh. Fatto sta che ci ha fatto entrare in questo vicolo e ci ha fatto anche accendere la torcia, quindi comunque avrà il suo significato. C'è, immagino, anche un po' di libera interpretazione. Non so quanto sia vera o plausibile la mia teoria. Una caverna nel villaggio delle fate con questa luce azzurra celeste lì turchese. Salve signora Candela. Tetro, affascinante ma tetro. Qualcosa mi dice che sia finito questo capitolo. Cos'è che dici? Non te l'ho mai chiesto, ma qual è il tuo starter preferito? Bulbasaur? Indubbiamente, Bulbasaur, indubbiamente. Charmander Squirtle, no, 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 indubbiamente Bulbasaur, mi stava troppo simpatico. Sì, è finito quest'altro capitolo. No, non sarei mai partito con gli altri. Jacobson è il nome del proprietario del casolare. From here, this last time,
I have understood there is no turning capito back. Che non c'è modo di the tornare torch indietro. Is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Vabbè, la torcia si sta spegnendo. Posso ascoltare il canto delle creature marine sopra di me. Comunque bellissima questa parte. La musica è assolutamente da brividi. Ma questi effetti con l'eco e il fatto che siano poi corali e accompagnati da altri effetti che di per sé non sono musicali, mi piacciono un sacco. Anche se cadere da lì non so quanto avrebbe potuto lasciarmi in vita. Io vado. Man of the Rocks. Ho preso un trofeo. L'uomo delle pietre. Vado in acqua, ci vado. Allora mi spunta un altro trofeo, Jesus Christ, no? Perché cammino sulle acque. Che bellezza. Sì, Harlock. Non era il momento di dirlo perché la musica è molto bella, però mi è venuto spontaneo. Mi sono lasciato affascinare dalla musica, che è davvero molto 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 caratteristica e direi che si accosta all'ambiente in maniera perfetta, davvero. Ora analizziamo strada facendo questi che a primo occhio sembrano proprio funghi, ma dubito fortemente che lo siano. Sembrano più una particolare specie di medusa. Poi invece erano semplicemente funghi e basta, sono io che mi faccio tutti i film in mente. Ho accelerato il passo. Come mai adesso va più veloce? Strano. Oh, c'è un altro tunnel. Qui c'è un bivio, dovevi decidere se salire qui o se andare qui. Ah, questo pare che sia solo questo cerchio. Chiaramente. Così sembra a forma di cuore. There is no other direction. No other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, a one last drink in your trembled hands. Non ci sono altre vie, non ci sono altre uscite da questa motorway, praticamente è una pista. Ci sei tu che mi aspetti al bordo della strada con un ultimo bicchiere in mano tremolante. Mi sembra un po' più fisico adesso il ricordo, un po' meno astratto, ecco. Chiaramente io mi faccio strada verso le fiamme, voglio dire. Le fiamme che ardono in mezzo al cuore. Sembra un cuore molto ferito, comunque.
sempre la mia interpretazione personale. Sempre che di cuore si tratti, naturalmente, io ho dato la mia visione. Non ha proprio la forma precisa di un cuore. Oh, sono tornati i disegni. Questo l'abbiamo già visto da là. Qua c'è qualcosa di nuovo. Sono un po' di progetti alieni. Mi ricordano qualcosa questi disegni, ma cosa siano di preciso non lo so. Questo mi pare che l'abbiamo già visto, non molto simile. Questa stanza è parecchio più piena di disegni nuovi e già visti comunque. NH2. Cos'è, una molecola di nitrato e due di idrogeno? C'è un atomo di nitrato, si dice, ma per favore non fatemi dire balordaggini. Io di chimica sono proprio meno di zero. Il nitrato non è nemmeno un atomo, sarà già un composto, vabbè, lasciamo stare. Che bella questa caverna, tetra ma bella. Mi sa che anche qui non è che abbia tanta scelta, eh. Prima di buttarmi un po' alla cieca do un'occhiata in giro, guardo le cascate. E dico addio. O arrivederci. In questo momento questa immagine così zoomata sembra estremamente realistica. Ok, buttiamoci. E via. Uff. Un incidente, poverino. Finito in acqua. E adesso sarò tutto bagnato. Sono caduto nell'acqua. Immagina farlo vero, sto tratto di strada si scivola 70 volte e si spezza tutte le ossa praticamente. Non so se ho il tempo di finirlo tutto, ma io controllo un po' l'orario. Scusate un attimo. Diciamo che ancora sono 16:44, quindi dovrei avere ancora tempo. A differenza delle parti viste finora, qui dobbiamo comunque seguire la strada pressoché unica. Ho appena finito di parlare e spunta un bivio. Stiamo andando però controcorrente, contro la gente e stare senza di te. Dove verrà tutta questa luce? Ogni tanto faccio un po' marcia indietro per vedere cosa c'è, se trovo qualcosa. Ma che bello. A prendere una scivolata di quelle proprio massicce, spezzarsi in 122 ossa ci vuole un attimo, no? Guarda là.
Stavo giusto cadendo. Immagino di non dover cadere perché vedo l'uscita con l'illuminatore arancio lì giù. Quindi faccio la strada sul cordone. Si avvicina da solo verso il centro, naturalmente non sono io. Anche se ho tanta curiosità di farlo cadere giù. Anche qui c'è quell'altro ingresso là. Quello che vedete lì accento, quello più blu. Cioè quello turchese a destra, quello blu accento, questo verso a sinistra, quello turchese da quello dal quale veniamo praticamente. Va bene. Facciamo finta che ci piace seguire la strada normale per questa volta. La prossima chissà. Freddo, 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 freddo. Non preferisco al caldo, ma si sente tanto freddo. Riusciamo a passarci qui? Si china da solo, sì. Mille paura. Si è inscureggiato tutto. Non scureggia, vabbè, non te la spiego. Ecco perché c'era. Sembra un punto di non ritorno, non lo so perché. E qua si apre qualcos'altro. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Se queste cave sono le mie, deve essere il punto in cui le rocce hanno cominciato a formarsi e i batteri sono queste cose fluorescenti. E se è tutto così, l'isola dovrebbe essere completamente sott'acqua. Che bellezza. Mi piace davvero tanto tanto. Però ci sono tante strade. Tra questa che sale lì e che poi andrà lassù. Allora, prima di prendere questo ponte, che spero di ricordarmi quale sia, io vorrei fare un giro nei dintorni. Cercherò di memorizzare questa posizione che non riuscirò quasi sicuramente. Nel frattempo giro da qui per vedere se lui ha qualcos'altro da dire. Hai trovato la tua dimensione, mi chiedi? Sai che è una domanda un po'. Posso chiederti di entrare nel dettaglio, per favore? Cosa intendi chiedermi con questa tua domanda? Hai trovato la tua dimensione? Questo gioco. Ah, nel senso vuoi sapere se il gioco che fa per me. Oh, guarda, ci sono dei cristalli. Devo dire che. Allora, un gioco non è, perché non sono questi i giochi, secondo me. È un'esplorazione in quello che il o i programmatori hanno pensato di volerti trasmettere quello che loro vedono e lo hanno riportato per mezzo di immagini e musica. Quindi non è proprio un gioco, è un'esplorazione. È come vedere un film interattivo, una cosa del genere. Non credo sia questa la mia dimensione. La mia dimensione è più sul. Vabbè, su tanti tipi di gioco, ma principalmente il gioco mi deve dare un'interazione più
più completa. A suo modo è un, se lo chiamiamo gioco per semplicità, a suo modo è un bel gioco, e questa è la strada che dovrei percorrere dopo, sì. A suo modo è un gioco affascinante, perché comunque è bello scoprire, l'ho già detto nel primo episodio se non ricordo male, quello che gli ideatori, i designer hanno in mente. Perché io credo che, con le dovute e chiare eccezioni, chi crea un gioco, una canzone, un film, serie, insomma quello che è, cerca di trasmetterti qualcosa, no? Quindi può farlo a suo modo, o può prendere l'idea di altri e trasmetterti come lui ha visto l'idea di altri, no? Ti faccio un esempio su tutto, il Signore degli Anelli. Sappiamo che Tolkien, per spiegarti un campo d'erba, perde 37 pagine. Il Signore degli Anelli lo hanno sorvolato, questa descrizione del prato, però il film è un capolavoro a mio avviso. Ti posso prendere un altro esempio, sicuramente tu non lo conoscerai, Miyazaki ti racconta le storie della città incantata, di Howl, presi da racconti, lui l'ha visto in quel modo, per quanto mi riguarda è superbo, quindi loro hanno trovato la dimensione in quel modo. Io non so dirti se in che modo posso io trovare la mia dimensione totale. Ti posso fare qualche esempio, chiaramente con Silent Hill, con Fallout 4, con Diablo, con Castlevania, per i film appunto Signore degli Anelli, Matrix, sono tanti. Le mie dimensioni sono un insieme di tante cose. Questo di per sé è parte della mia dimensione, perché comunque corrisponde al fatto di voler trasmettere qualcosa, visioni, desideri, paure, sogni, qualsiasi cosa. Quindi penso che a suo modo sì, un po' ristretto, ma sì, non totale, ma è bello vedere in questo momento, da quando abbiamo cominciato, penso che loro mi abbiano dato modo di vedere quello che loro pensavano, e a me sta bene così. Il gioco questo è guardare, osservare e zoomare. Nella loro testa loro hanno avuto l'idea di una cava luminosa e splendente, piena di cristalli che sembrano stelle. Probabilmente una loro visione particolare di quello che possa essere un cielo stellato. Magari loro possono dire sì, un cielo stellato è bellissimo, però potrebbe corrispondere a uno spazio, quello che noi vediamo come spazio, magari per un altro essere estremamente gigante, un pianeta, una pallina, come la fine di Men in Black, non so se ti è mai capitato di vederlo. This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. Quindi non è il posto in cui lui ha buttato le capre, non è il posto in cui si esce verso il cielo, insomma. Molto poetico. Un po' complicato da riproporre, poi quando sarà, tornate indietro, mettete in pausa e lo traducete, che significato era piuttosto profondo. Posso ributtarmi qui, ma sì. Non c'è nulla però. È molto più particolareggiato di quello che era all'inizio, andare in acqua, che c'era quella linea nera di mancanza di programmazione, quindi penso che
questo sia più... Ah, c'è quel disegno che è nuovo. È un pezzo di quella specie di lancia di qualche tempo prima. Una scritta. Behold Damascus versus, e behold Damascus o behold VS o Istaken. Behold Damascus Istaken. Che vuol dire? Damasco è stata presa, catturata, conquistata, insomma. Qui è molto pieno di tutti questi disegni, formule. E qui compongono un puzzle un po' tutte insieme, no? Si ripetono i disegni che abbiamo visto nei posti precedenti. Damascus is taken. Momento. Scritto qua. Cama, Camaseus. Ma uno proprio questo è incomprensibile per quanto mi riguarda. Si ripete la scritta di prima. Perché sono sceso improvvisamente? Ah, forse si è un po' calato. Ah, qua è scritto al contrario. Che cos'è? Away from Bigan City. Distante dall'essere una città. And it. Allora, cosa è SK? Ah, it shall be a SA. It shall be, sarà un, questo non capisco proprio. Pum. Allora, UN più S. Non lo capisco proprio cosa c'è scritto. Lontano dall'essere una città sarà un qualsiasi cosa sia quella scritta. Damasco conquistata, lontano dall'essere una città sarà un batta la pesca. Bello, è un... Diciamo che la risposta alle domande che io ho fatto finora, nemmeno una di quelle che io ho fatto, ma pur sempre una risposta a suo modo, è poco rilevante in questo caso. Hanno conquistato Damasco, vabbè, cose che capitano. Lasciando un po' trasportare. Eh sì, dobbiamo andare verso dove? Verso qui. È anche bello l'effetto audio dell'acqua in cuffia, dà seriamente una sensazione di subacquità, di subacquezza.
Un gioco commozionante, direbbe qualcuno. E un altro tuffo. Questo lo facciamo carpiato, vai. Hai visto come mi carpio? Come mi carpio io nessuno. Continuiamo a essere sott'acqua. Ma mi sembra quella motorway di cui lui ha accennato prima. Perché è un'autostrada, giusto? Lì c'è un'auto. Ci sono chiaramente i lampioni. Andrò più lentamente perché qui. Ma è stata sommersa? Posso andare verso l'alto? Sì, che volevo leggere il cartello. Royal Western Royal Ports B Dock sarebbe il porto. Allora, qua è scritto Portishead Services. Vabbè. Certo che delle auto sommerse e distrutte continuino a tenere i fari accesi, mi pare un po' strano, ma comunque. Anche questi sono dettagli trascurabili. Ops. È stata una visione. Mi pare di cominciare a comprendere qualcosa. A questo punto sto maturando una mia idea che però non voglio dire perché magari se poi dovesse corrispondere a quello che è realmente il gioco sarebbe una specie di spoiler. Quindi la tengo per me e poi quando finirà vi dirò se l'idea che avevo era questa o meno. Cioè quella che il gioco racconta, ma chiaramente lo sto maturando. Ma sai come ogni. Penso capiti sempre quando qualcuno fa qualcosa, tipo vede un film, un gioco, legge un libro, comincia a fare le sue teorie, no? E io sto cominciando ad avere la mia. Può essere più o meno giusto, più o meno corretto. Da qui indietro non si torna. Ci si tornerebbe, ma. Infatti. Mi sa che abbiamo concluso anche questo capitolo. E sono solo quattro, se non ricordo male. Ah, questo era proprio il capitolo Esther. Quindi mancherebbe l'ultimo, teoricamente. Donnelly Jacobson Esther, e ora sei io. Il capitolo. Io ne sento di lui il camminatore. Oh, che bello. Non questo, la luna. Mi chiedo se questa candela ci. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea?
Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Avrei voluto conoscere, donna, lì prima chi è che ha costruito quest'isola, chi è che ha dipinto queste pietre. Se tutto quello che lui vede era il caso. Poi mi sono perso un po'. Avrebbe avuto modo di battere a lungo, dice lui. Anche se la voce, differentemente dalle altre volte, sembrava piuttosto incagnita, o sbaglio? Dai, fallo uno sforzo. Bravo. Che bella questa immagine. Oddio, oddio, oddio. Spasso, spasso. Questa è bellissima, davvero. Lo era. Sì, lo era. Te lo dici tu. Ho fatto un paio di screenshot. Sono andato da questa parte perché ho visto questo disegno. Che sembra semplicemente adesso un disegno elettrico. Magari una bestemmia grande quanto una casa, però in questo momento mi ha dato questa impressione. Questo ponte mi affascina e non poco. Continuo a fare immagini, fare ferme immagini, sono davvero belle. Naturalmente passo da qui. Ah, ci sono due passaggi. Quello di sopra non è prendibile da qui. Sappiate chiaramente che vedrò tutti i posti. Ma prima di proseguire per di qua, vedo le candele là in fondo e anche qui. Ora mi chiedo se ognuna di queste strade porti a qualcosa di diverso, o bene o male poi tutte portano allo stesso posto. È stato un cambio però di atmosfera in questo capitolo. C'è un po' più di tetrezza, se così si può dire. È diventato un po' più serioso, un po' meno fantascientifico, ecco. Un po' più pragmatico. Dai, sali, fallo questo sforzo, bravo. Che prima voglio vedere questo posto qui. Anche qui ci sono dei disegni. Ormai la nostra vernice fluorescente. Quindi, prima di proseguire verso queste candele, vorrei vedere i ponti. Oh, per la prima volta ho sentito un tremolio. No, non è la prima volta, mi pare nel capitolo, nel primo episodio, insomma, nel primo clip sarà successo una o due volte. Non danno un gran senso di sicurezza queste travi messe così, eh? Anche perché portano al nulla cosmico, vero? Va bene, ci siamo tolti il primo dubbio. Oh, che bello. Però adesso, in questo momento, questo silenzio un po' ridondante, spezzato qua e là dal rumore dell'acqua, non è granché rasserenante, devo dire. Anzi,
Nel primo episodio avevo appunto detto che le acque scure e torbide un po' mi inquietano. Magari potresti incontrare qualcuno, dici tu, tra virgolette, o qualcosa. Dipende dai punti di vista. Avevo, ecco, intravisto quell'altro ponte, scusate. Sì, credo proprio di sì. Vabbè, mi sono tolto i dubbi. Quindi per cui vado a proseguire per la strada candelizzata. Dici di no? Ma ce l'avrei ugualmente comunque. Mi dice Harlock che poi nel video non si vedrà. Non devi, ma devi avere un occhio fino fino. Io mi auguro di averlo, perché poi la visuale è grande, quindi c'è da guardare, quindi mi posso facilmente perdere, mi posso distrarre, però. Tu comunque non dire altro. Già questo fatto che ti sei liberato dal fatto dell'incontro già è uno spoiler. Segui il sentiero dorato. Io penso che se ci fossi. We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Quindi i diagrammi elettrici erano veri. Esther Donnelly. Abbiamo scoperto che è il cognome. E che l'insieme di questo. Di queste due cose praticamente renderebbe le ferite, le giunture delle ferite fluorescenti. Le auto incidentate di prima. Ho il vento che sento dietro di me, è incredibile. C'è un'altra cava che vado a guardare. Ovviamente. C'è lo stesso kit di prima per le ferite. Cos'è un defibrillatore? Insomma, gli stessi apparecchi medici, le forbici, le bende, cose del genere. È un defibrillatore. L'incidente è stradale. Quindi già si avvicina molto alla teoria di cui vi ho accennato prima. Le stelle sobrillarelle. C'è
c'è qualche cosa che mi stona. C'è qualcosa di strano. Questi corridoi, questi canali, proseguono dall'acqua verso la terra, per poi essere, per così dire, inglobati dalle rocce, e sembrano proprio i divisori della strada. Sempre per le mie teorie. Comunque è affascinante, questo c'è da dirlo. Salve, chiunque tu sia, che sia io, me o Esther o Jacobson o chiunque altro. I messaggi sono un po' criptici, no? Questo c'è da dirlo. Se fossero chiari non potremmo fare a meno di giocare, voglio dire, non avrebbe senso. Va bene, proseguo la via delle candele. E passo dopo passo, agosto dopo agosto dopo agosto, immagino ci stia dicendo qualcosa di più. Questi sono chiaramente dei resti di auto distrutte, ma allo stesso tempo mi ricordo nel primo capitolo che abbiamo visto queste ruote in quel cunicolo in mezzo agli scogli, il che mi fa pensare a questo punto che la mia idea di un po' di denuncia all'inquinamento era sbagliata, perché è un richiamo all'incidente, sempre che di incidente si tratti. Guardate, ci sono i diagrammi disegnati giganteschi sulle rocce praticamente. C'è anche qualcosa lassù che non riesco bene a delineare. È qualcuno che tiene una torcia o è solo la torcia di per sé? Vedremo poi in seguito. Vabbè, andiamo avanti. Ancora mi chiedo se... There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in, sticky at the handle where his hands shook. He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. Unisce puntini alla fine. Cioè che lui ha lavorato per un'azienda farmaceutica, ma lui chi? Riporta
usando questi diagrammi o rifacendosi a questi diagrammi, e che trasferendosi in questo Wolverhampton, come che l'ha chiamato, allora, around him, quindi attorno a lui sono le ultime parole. SH Shone Sion, come è scritto? Heaven from heaven. Allora, a light from heaven, una luce dal paradiso o dai cieli. Show Sion around him, una luce dai cieli, una luce dai cieli. Mi pare troppo stupido che una luce dai cieli sia un faro. Questo verbo, questo con la S, non capisco quale verbo sia. Prendo la strada esterna prima e poi eventualmente torno su quella interna. Posso risalire da qui sulla strada principale? No, sono proprio bloccato. Non mi pare di aver visto nulla. Beh, poi magari rivedendo il filmato me ne accorgerò. Mi chiedo se le costellazioni siano vere o siano riportate a casaccio. Va bene, proseguiamo verso la strada normale. From here I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Quindi anziché inviare queste lettere, lui le ha raccolte dentro la sua sacca, così come ha raccolto lui o lei, e lo ha messo nel fondo della barca tagliandolo in 21 pezzi, e ha lasciato questi 21 pezzi, diciamo, andare alla deriva, sta diventando un po' macabro adesso, sinceramente non è proprio il pensiero più grazioso della sera, voglio dire. Devo avvicinarmi là, troverò poi un modo per salire, sì. Queste immagino siano le lettere che lui ha trasformato in barchette.
piacerebbe seguirla, posso? Mi sa che devo più che posso. Come back. Non ho capito cosa intravedeva lui. Trofeo, se una. Se un ID. Se un ID. Vabbè, insomma, qualsiasi cosa voglia dire. Diciamo che era giusto che io dovessi buttarmi in acqua. Almeno in questo punto. Graziosa, devo dire. Una bella trovata, graziosa di tagliare a pezzi. Sembra se giusta la mia interpretazione. Oh, guarda, c'è il pari dell'inizio. Anche se qui è un po' più industriale, mentre là c'è proprio la casetta. Non mi pare ci sia niente di particolare. Andiamo a vedere quelle scritte delle quali ci siamo chiaramente subito incuriositi. Vediamo. On a sudden, quindi all'improvviso, a light from Eden shone around him, quindi una luce dal paradiso shone. Vabbè, si è apparsa, ma è shone, vabbè, comunque. And he fell to the ground, ed è caduto a terra. C'è un nido con delle uova. Ok. Non ho idea di cosa possa voler dire. Cosa si può interpretare con questo? Una nascita, no? Molto grande questo spazio qui. È naturalmente un po' più costruito degli altri. Gli altri sembravano molto naturali in confronto a questo, certo facendo eccezione del casolare ovviamente, cose del genere. Però questo sembra un po' più ricercato, non ricercato nel senso più fine. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Per quello che ricordo, praticamente il dolore era talmente forte che ha dovuto prendere una serie di antidolorifici che lo hanno reso quasi lucido e lui poteva sentire proprio un filamento di questa infezione, farsi strada dentro il suo corpo, e poi le altre cose, come sempre, non le ricordo. Finiremo dove abbiamo cominciato. Mi chiedo se le candele stanno ad indicare che stiamo sulla strada giusta. C'è un da evitare che te ne vai girando senza uno scopo. Ah, eccolo, quindi è un qualcuno barra qualcuna che sia. Non posso salire a guardarlo. E qualcosa mi dice che è arrivato lì, non ci sarà più. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it.
I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Cominciato questo suo viaggio in una barca di carta senza fondo, poi niente, è stato troppo lungo da ricordare, ma dice che praticamente alla fine saranno insieme. Beh, se era lì sopra non c'è più, è un po' forzata questa strada, eh. Immaginavo scomparisse. Era qui, indubbiamente. Quindi quando l'abbiamo visto da giù, che io ho detto, ma è una torcia o qualcuno che la tiene? Era la torcia, era questa, ma era un gioco di visuale, un'illusione ottica che sembrava che tenesse una torcia, ma poi l'abbiamo rivista da lì mentre eravamo lì, e adesso chiaramente non c'è più questo qualcuno. And it was preceding. E cosa vuol dire preceding? Stava proceeding, forse proceeding on his journey. E stava procedendo lungo il suo viaggio. Stava semplicemente affrontando il suo viaggio. And has come near. Near? Copan. Questo sarebbe un paese. Stavo arrivando presso. Immagino sia un paese, non lo so. Dato che parlava di posti comunque in Svezia. And E. Ah, qua c'è la stessa frase della barca. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Se solo Donnelly avesse fatto questo stesso viaggio, avrebbe scritto una linea parallela. E se io sono le pietre di quest'isola, lui ne è l'infezione. And neither, e nemmeno ha mangiato il Nord Drink. Non ha nemmeno mangiato questo drink Nord, sa che diamine è. And he will. Oh. And he. E lui. La terza parola, questa cosa è Chias. Tree? Ah, it was 3 days, è stato 3 giorni. Fruit without, no, without, senza, visto, è rimasto 3 giorni cieco. Che bello. Davvero bello. Direi quasi romantico. Sì, parecchio romantico. Scalini. Scaliniamoci, dai. Returning to my car afterwards, hands still shaking,
and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye, Wolverhampton. Goodbye, Sanford. Goodbye, Cromer. Goodbye, Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. Ha detto addio a tutto quello che forma questa cosa e arrampicarsi, cioè tutti i posti, insomma, addio, ha detto anche alle zie e agli zii, al posto, al porto, insomma, tutte le cose che lo formano. Arrampicarsi con un'infezione è molto difficile. Aveva qualche resto di carne, mi sembra che si staccava via, insomma, abbastanza splatteroso tra le ultime parole. Infatti anche la musica distorta fa sentire questo malore, questo dolore. Allora, prima di entrare lì do un'occhiata a questo casolare, ovviamente, perché dato che siamo saliti dopo essere scesi per tre capitoli, mi sa che dobbiamo sempre salire e si vede chiaramente, va? Qui cos'altro c'è? Niente torce a sto giro? Studiava le formule forse per curarsi l'infezione a questo punto. Si vede il soggetto, comunque SOS, sì. No, non credo, ma anche questa visuale è parecchio preziosa. Faccio un altro screenshot. Oh, le chiavi dell'auto. Per un attimo ho come avuto l'impressione che lui perdesse davvero la vista. Non so se c'è stato un frame più scuro o se era una cosa voluta, insomma, a livello di programmazione, perché è stato proprio un microsecondo. Leggo le tue conclusioni fino ad ora. Vuoi saperle prima di arrivare alla fine? Immagino che lui stia un po' confondendo la morte con il viaggio verso la morte. Cioè, parte di lui è convinto di essere ancora vivo ed è quello che lui sta vivendo, ma è comunque un viaggio dentro la morte, insomma. Però c'è ancora un po' di mistero attorno alle personalità da lui tra virgolette incontrate. Questo Jacobson, Esther, se Esther Donnelly e Donnelly sono la stessa persona. Nell'ultima frase c'era a proposito degli zii e delle zie, insomma, in un qualche modo stanco o stanche che fossero, sta a vedere chi o cosa sono. Sì, il narratore, tu dici il narratore, sì. Il narratore penso che sia lui stesso, insomma. Cioè, non le vedo come personalità diversificate. Secondo me quello che muovo io è il narratore. Che c'è scritto, mamma mia. From Evanash. Ho letto degli altri. And Robot Meepo. No, no, non riesco a leggerli proprio. And not see. Blind with panic, deaf with the roar of the cage traffic, heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sanford and Exeter.
He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. Il suo cammino ha portato inevitabilmente a questo momento dello scontro. Questo non è una condizione naturale registrata. Dovrebbe essere salvo con i suoi prodotti chimici e i suoi diagrammi elettrici. Sta confondendo quello che lui sta vedendo con l'incidente, praticamente. The glory, that, la gloria, quella luce. Sì, è la strada, cioè quello che lui sta rivivendo l'incidente in un altro modo, praticamente. Bloody Ghost, ha detto, quelli non sono, insomma, come cavolo si chiamano? Gabbiani sanguinanti, l'infezione, la pietra, quindi lui sta confondendo l'incidente con questa cosa, sta viaggiando attraverso la morte confondendo l'incidente e rivedendolo con l'isola, con l'abbandono, con la solitudine, la luce che ha visto intorno a lui forse era l'incidente, lo scontro con l'altra auto. Potrebbe essere una metafora della sua stessa morte. Where with me? Era con me? Chi era con te? That che era con me? Came into, vieni nel. È bello come si intensifica il rumore, la forza del vento e la sua lentezza, perché diventa un po' più lento. Poco si nota, ma lento. Siamo arrivati al radar Damasco. Sì, penso proprio di sì. A questo punto. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Darò notizie a ognuna e tutte le stelle durante il mio passaggio. Io sono etereo. Queste parole proprio. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books. This death certificate. Infatti, mine will be written all across this island. Chi è stato Jackson? Chi lo ricorda? Donnelly ha i suoi scritti. Ma chi era Donnelly? Chi lo ricorda? Ho disegnato, scavato, cercato dentro questo spazio e posso disegnarlo. Ce ne sarà un altro in queste onde che si ricorderà di me. Risorgerò dalle onde dell'oceano e con l'isola e con il suo fondo, insieme come una pietra, diventando etereo, un segnale che loro non ti dimenticheranno. Siamo sempre stati qui. Un giorno i gabbiani torneranno in loro nido, nelle nostre ossa e nella nostra storia. Guarderò a sinistra e troverò Esther Donnelly, che volerà accanto a me. Guarderò a mia destra e troverò Paul Jacobson, che volerà accanto a me. La verranno? Posso muovermi? No. Sei ore per salire e ti ributti giù. Thank you.
Grazie, bellissimo. Parte di lui resta arrabbiata chiaramente, però come back. Aspetto se c'è qualcos'altro chiaramente, se no. Paul. Jessica Curry, niente di meno, se sempre di lei a fa... non è la prima volta che la sento, Jessica Curry, mi pare di averla già nominata per un altro gioco. Forse era proprio Everybody's Gone to the Rapture. Guardala tutta la... l'orchestra per fare la musica, veramente. Bello, devo dire, un bel titolo, sì, vabbè, un po'... come dire, un po' sopra le righe, ma penso che, come dicevo prima, che poi tante altre cose le lasciano molto all'interpretazione. E la vedo tanto come una metafora che la sua mente, viaggiando tra la vita e la morte, fa della sua stessa morte. Che si capisce poi chiaramente essere stato un incidente. Essere finito in quest'isola, che probabilmente o c'era già stato, e quindi lo trova, come dire, un po' come il suo luogo di pace, dal quale poi infatti vola via, essendo forse rinato nella sua testa o desiderando di essere un gabbiano. Comunque, mi chiedi se mi ha emozionato. Sì, a me, ma per me è facile emozionarmi, guarda. Io mi emoziono anche quando vedo la presentazione di cosa? Di come si dice? Di Fallout 4, quella famosa frase, la guerra non cambia mai, che poi in questi giorni è così attuale che sembra quasi scontato, davvero. Sembra quasi come se gliel'avessero scritto sopra. Sì, mi piace, sono contento di averlo giocato, anche perché è stata un'esperienza nuova. Vedere queste cose, come dicevo poco prima, proprio mentre stavamo facendo questo livello, che quando mi hai detto se ho trovato la mia dimensione, era proprio il fatto di vivere attraverso un gioco, chiamiamolo gioco, quello che i programmatori ti vogliono trasmettere. Questa è la cosa più bella. Riuscire a entrare nel pensiero delle altre persone che ti vogliono trasmettere un qualcosa. Poi quale sia quel qualcosa, in questo caso è una cosa bella, particolare, molto intima, molto personale, molto anche eterea, quindi è bello proprio per questo. Una cosa è voler condividere un panino, una cosa è voler condividere un pensiero, un'idea, una cosa astratta, un sogno, una paura, una serie di pensieri, di fantasie così profonde. Sicuramente è come posso dire, un titolo di... no, più che titolo, un merito, ecco, un merito di essere così, di mettere a nudo, per poter mettere a nudo la propria anima. Quindi sì, emozionante e coinvolgente. Sono contento di averlo preso, di averlo giocato e condiviso. Va bene. Ti ringrazio, Arlok, per avermi fatto compagnia. Ho visto passare qualcun altro, ma poi ci sono sempre chiaramente i compagni silenziosi, quindi va bene così. A questo punto io vi abbraccio, seppur virtualmente, vi ringrazio, tenete un po' d'occhio il canale perché sto cercando di riprenderlo, sempre
con qualche inciampo nel frattempo, perché sono costretto a inciampare mio malgrado, e ci sono degli ostacoli che in questo momento non mi permettono di essere ogni santo giorno presente, però ad ogni modo quanto più possibile ci saremo. Quindi ancora una volta grazie, io vi abbraccio, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e come tutte le volte noi ci ritroviamo al prossimo video.